Intanto bisogna capire concretamente questo strumento a cosa ha portato. Mi pare tanto rumore per nulla, perché in realtà si parla di una procedura semplificata per le città metropolitane e è stato introdotto un limite che non era mai stato introdotto precedentemente nella possibilità dell'aumento delle licenze. Bisogna vedere concretamente come questo è applicabile, per esempio comparandolo con la possibilità delle certificazioni dei cosiddetti patentini per gli aspiranti tassisti, che è una cosa che viene fatta in collaborazione con le regioni. Per cui bisogna vedere come e quando è applicabile questo strumento, che al momento mi sembra piuttosto fumoso. Perché Firenze non sta aumentando le licenze, lo vogliamo ricordare? Beh, in realtà Firenze è una delle poche città che l'hanno fatto in Italia. In tutto questo dibattito si parla di città che non aumentano le licenze da 20 anni, noi l'abbiamo fatto nel 2017, sicché con un aumento di oltre il 10% delle licenze che erano in campo, prima città italiana ad avere una flotta di taxi esclusivamente elettrici, che ora è una cosa che sembra essere piuttosto d'attualità. Dunque, noi l'abbiamo già fatto, stiamo cercando di capire quali sono anche altre possibilità, soprattutto con le licenze TER, cosiddette, ossia a disposizione delle cooperative per aumentare le auto in strada.